Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storie dal Vecchio Mondo. Io ero lì, il giorno in cui Horus uccise l'imperatore. Con queste parole del capitano della seconda compagnia dei Lupi della Luna, Taric Thorgaddon, Dan Abnett, nel 2006, col suo romanzo Horus Rising, inaugurava l'epopea dell'eresia di Horus. In questa puntata, finalmente, ci concentreremo sulla sedicesima delle Legiones Astartes, ovvero sia i Lupi della Luna, e sul loro primarca Horus Lupercal, artefice della più grande eresia che abbia sconvolto l'universo di Warhammer 40.000. Ma non solo, in questa puntata finalmente tracceremo l'intero iter dell'eresia di Horus, dall'ascesa del giovane primarca sino alla sua corruzione e decadenza da parte degli Dei Oscuri, sino all'epica battaglia sulla Vengeful Spirit che decise il fato di un'intera galassia. Ma procediamo con ordine. La Legione dei Lupi della Luna, come tutte le legioni sorelle, nacque nei laboratori sulla Sacra Terra, dal genio visionario dell'imperatore e dei suoi cultori del genoma e del seme genetico, ed in particolare della dottoressa Astarte. All'interno dei laboratori sulla Terra, migliaia di Space Marine creati col codice genetico dei 20 figli dell'imperatore erano pronti a conquistare la galassia nel nome dell'umanità. Le prime gesta dei guerrieri della 16ª Legione, la quale venne creata molto dopo la fine delle guerre di unificazione e all'inizio della Grande Crociata, avvenne per la pacificazione della Luna, che aveva dichiarato la secessione dal governo dell'imperatore e si preparava a diffondere un potentissimo virus in grado di corrompere e di distruggere addirittura il seme genetico degli Space Marine. Contro i ribelli signori della Luna, l'imperatore inviò la 16ª delle sue legioni, con l'ordine imperativo di riportare la pace sulla Luna a tutti i costi. L'ira della legione fu terribile e in una notte di distruzione i laboratori della Luna vennero messi a ferro e fuoco, e l'ultimo messaggio che sancì definitivamente la fine della ribellione sulla Luna fu indirizzato all'imperatore e diceva al signore del genere umano di richiamare indietro i suoi lupi. Questo appellativo piacque tantissimo all'imperatore e da allora la legione venne rinominata Luna Wolves, i Lupi della Luna. Tra tutte le legioni che componevano le armate dell'imperatore, la legione dei Lupi della Luna fu la più fortunata, in quanto venne riunita rapidissimamente al suo primarca. Infatti, la capsula di atterraggio del primarca Horus Lupercal cadde sul pianeta di Ctonia, un pianeta minerario che si trovava a pochissima distanza dal Sistema Solare e che era stato colonizzato, sfruttato e abbandonato sin dall'alba dell'era dei viaggi interspaziali. Ovviamente, non avendo più alcun interesse per qualunque forma di governo interplanetario, Ctonia era rimasto abbandonato a se stesso e nelle rovine delle antiche miniere di estrazione vivevano le gang di criminali che una volta componevano gli operai del pianeta e che combattevano per il possesso delle scarse risorse ancora disponibili. In queste condizioni venne ritrovata la capsula di atterraggio del primarca Horus. La storia a questo punto ha diversi scenari che raccontano del ricongiungimento tra Horus e l'imperatore. In alcuni casi è l'imperatore, sotto forma di rivelazione, ad approcciare il giovane Horus su Ctonia e a raccontargli la sua discendenza e il suo ruolo di figlio dell'imperatore. In altri racconti, invece, è Horus, al comando di una piccola flottiglia, ad entrare nel Sistema Solare e a presentarsi dinanzi ai cancelli del Palazzo Imperiale. Fatto sta che l'imperatore, riunendosi a un giovanissimo Horus, per molto tempo si dedicò esclusivamente ad insegnare al suo figlio tutte le sue conoscenze. Horus crebbe nella convinzione di essere il figlio prediletto dell'imperatore e colui il quale avrebbe dovuto guidare gli eserciti dell'Imperium alla vittoria. Infatti è famoso il regalo che l'imperatore fece al figlio al momento della partenza della Grande Crociata. L'imperatore gli regalò un anello di bronzo forgiato in Anatolia molto 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 prima. Noi sappiamo che l'imperatore è nato in Anatolia nel 7000 a.C. Su quell'anello era ritratto un guerriero a cavallo. È questo ciò che devi diventare, uomo e cavallo, uniti che galoppano nei cieli e che non si sottomettono a nessun nemico.
Con queste parole, l'imperatore Horus guidarono le forze del neonato Imperium in quella che sarebbe stata la Grande Crociata, combattendo sempre fianco a fianco. Infatti, durante la rivolta di un mondo avanzato, tecnologicamente avanzato, che opponeva resistenza all'armata dell'impero, Horus venne stordito da una bomba a plasma e l'imperatore combatté da solo contro moltissimi nemici fino a quando le forze delle altre legioni in appoggio riuscirono a salvare l'imperatore e il giovane primarca. Non passò molto prima che Horus ricambiò il debito nei confronti del padre, quando durante l'attacco a un pianeta infestato dagli orchi mozzò di netto la mano di un enorme capoguerra che stava minacciando di strangolare l'imperatore. Non passò molto prima che l'imperatore venne riunito a un altro dei suoi figli perduti, in particolare il secondo primarca ritrovato del primarca Lemarras, il quale si dimostrò molto rozzo nei confronti di Horus, ingenerando sempre di più la convinzione nel primarca dei lupi della luna di essere il figlio favorito dell'imperatore. Nel frattempo vennero ritrovati molti altri primarchi e le legioni Sastartes vennero alcune rinominate, altre iniziarono la loro personalissima crociata, espandendo sempre di più il dominio del genere umano. L'imperatore in questo senso affidò spesso e volentieri il comando generale delle varie sottocrociate a Horus e al suo entourage, convinto che Horus avrebbe rappresentato il punto cardine dove tutti gli altri primarchi avrebbero potuto far riferimento. Ed infatti Horus si dimostrò uno stratega senza pari, era anche in grado di conciliare le capacità specifiche di una legione del loro primarca in base allo scenario di battaglia che si stava prefigurando. Era in grado di valorizzare i tratti caratteristici di una o più legioni anche in attacchi combinati. Non era raro infatti che nel momento in cui si aspettava una grande resistenza e l'uso di armi chimiche, Horus inviasse Mortarion e la sua guardia della morte, mentre se era previsto un attacco repentino senza badare al costo in sangue, era spesso Angron e Divoratori di Mondi a farsi carico della pacificazione o dell'eliminazione di un pianeta. Era anche a conoscenza il primarca Horus delle faide interne alle varie legioni e delle inimicizie che puntellavano la confraternita dei primarchi. Spesso e volentieri, infatti, Horus schierava le legioni che non avevano un buon rapporto in azioni congiunte, in modo che entrambe le legioni cercassero di superarsi agli occhi del primo figlio dell'imperatore. Non è raro infatti che Divoratori di Mondi e Angeli Sanguinari venissero schierati in azioni congiunte e i figli di Sanguinius cercarono di sopravanzare in prodezza marziale i soldati di Angron. Tutto questo ovviamente gli garantì il plauso quasi incondizionato dell'intera confraternita dei primarchi, dal taciturno Perturabo sino a Fulgrim e Rogaldorn. Tutti i primarchi erano certi nel fatto che Horus rappresentasse l'epitome dei tratti che avrebbe dovuto avere un primarca. Non passò molto dunque prima che Horus riuscisse ad emergere come primus inter pares. Infatti, all'esito di un'enorme campagna che vide personalmente l'imperatore e i suoi custodes impegnati al fronte di un'enorme avanzata imperiale per la sottomissione del sistema di Ullanor contro un'immensa orda di orchi, la più grande che l'Imperium avesse mai registrato, l'imperatore Horus e ben 5 dei primarchi che erano stati ritrovati combatterono per sterminare questa enorme tecnorazza di orchi, fino a quando il pianeta e tutti i pianeti circostanti non vennero epurati dalla minaccia dei Pelleverde. A quel punto l'imperatore decise di fare un passaggio molto importante, uno dei più importanti nell'evoluzione dell'eresia di Horus. Nominò il suo figlio prediletto signore della guerra del genere umano, secondo soltanto l'imperatore. E lo fece con tutti gli onori. Il pianeta capitale del sistema di Ullanor, appunto il mondo di Ullanor, venne trasformato in un mondo monumento. Vennero livellati interi continenti, venne creata una spianata immensa, vennero schierati titani, guardie imperiali e quasi tutti i primarchi fedeli all'imperatore si riunirono per acclamare l'elezione di Horus come signore della guerra.
Horus si inginocchiò e l'imperatore in persona pose l'alloro della vittoria sulla testa del suo figlio prescelto, elevandolo dal suo ruolo di primarca a capo supremo delle forze armate imperiali. Dopodiché l'imperatore e Rogaldorn si ritirarono sulla terra, lasciando espresso in comando a Horus di guidare le forze dell'Imperium nella Grande Crociata. Questo aspetto fu l'inizio della fine. Molti primarchi, infatti, benché pubblicamente applaudirono l'incoronazione di Horus, in realtà erano gelosi del favore e del potere che il primarca aveva acquisito. Anzi, con l'assenza del loro padre, tutte le più importanti decisioni sarebbero state in capo soltanto ad Horus. Solo Sanguinius degli Angeli Sanguinari, quello che aveva rappresentato la più valida alternativa ad Horus, applaudì pubblicamente e sinceramente l'incoronazione del fratello. E non a caso Horus si ricordò sempre di Sanguinius un po' come la sua coscienza, e spesso e volentieri, nelle azioni congiunte, Horus preferiva avere a fianco della sua incudine, rappresentata dai Lupi della Luna, la forza d'assalto costituita dai guerrieri della Nona Legione. Alla fine del trionfo di Ullanor, con la ripresa della campagna di espansione, Horus venne in contatto con una società chiamata Interex. In quel momento Horus affrontò una società culturalmente molto avanzata, che però era dedita all'acquisizione e allo studio di manufatti di ogni forma e di ogni derivazione. In particolare vennero ritrovati diversi frammenti di reliquie appartenenti ai poteri del caos. E per la prima volta all'interno delle legioni iniziò a farsi strada il pericolosissimo seme della corruzione. Horus infatti non poteva sapere che nel momento in cui egli veniva elevato al rango di signore della guerra, Lorgar, il primarca dei predicatori della 17ª della legione Sastartes, giurava fedeltà a un ben più sinistro maestro, l'intero pantheon degli dei del caos. All'interno della legione dei predicatori fiorirono culti e sette logge guerriere, che piano piano si estesero a tutte quante le altre legioni, in particolare la legione dei Lupi della Luna. All'interno della legione, infatti, i quadri di comando, a partire dal capitano della prima compagnia Zekael Abaddon, un nome che diventerà tristemente famoso nella tetra oscurità del 41esimo millennio, iniziarono a diffondersi queste sette guerriere, capeggiate da, spesso e volentieri, da normali Space Marine che erano fuori dalla catena del comando che era possibile controllare. Il tutto sotto la supervisione del primo cappellano della legione dei predicatori, Erebus, un nome che sarà sempre macchiato come il vero, il primo e il reale artefice della caduta di Horus e dei suoi guerrieri. Ovviamente Horus rappresentò un faro per gli dei del caos, che fecero leva sulla hubris e sulle ambizioni del giovane primarca fino a quando non si presentò l'occasione per corromperlo. In un assalto ad un mondo che si era ribellato al proprio governatore imperiale, il mondo ferale di Davin, Horus si ritrovò di fronte a un suo vecchio amico, il governatore planetario Eugen Temba, che egli stesso aveva nominato governatore di quel sistema. Il governatore, amico fraterno di Horus, sembrò quasi posseduto da una forza che gli Space Marine non avevano mai incontrato all'interno della galassia, e riuscì, con una lama sgorgante di core nero, a ferire il primarca. Normalmente un taglio di questa entità sarebbe stato facilmente guarito dai sovrannaturali poteri di rigenerazione del primarca. Tuttavia, con sgomento dei suoi più fedeli consiglieri, Horus cadde in uno stato di coma profondo, e nessuna delle capacità degli apotecari della legione riuscì a svegliare il primarca da questo sonno profondo. Anzi, i segni vitali del primarca diventarono sempre più deboli, fino a quando Erebus suggerì di ricorrere ad altri mezzi, di portare il corpo del signore della guerra sul mondo ferale di Davin, dove una setta di misteriosi guaritori si diceva avesse il potere di guarire qualunque male. Disperato, il capitano della prima compagnia Abaddon, molto riluttantemente, accettò di rivolgersi a questi stregoni. Abaddon non poteva sapere, ma Erebus sì, che la setta di preti di Davin era in realtà un fiorente culto caotico, e Horus
accedendo alle cure di questi monaci e mistici di Davin, inconsapevolmente dannò la sua anima rilasciandola ai poteri dell'Immaterium. Horus infatti si risvegliò dopo lunghe settimane e, quasi stregato, iniziò a passare molto tempo con la società davinita, imparando tutto quello che c'era da sapere sulle oscure potenze che governavano l'Immaterium. Non solo, il primarca Horus iniziò pian piano a covare un sentimento di odio e ribellione nei confronti del suo padre genetico, che da un lato si può spiegare con la possessione demoniaca, ma dall'altro con le conoscenze proibite apprese proprio sul periodo di permanenza su Davin. Fatto sta che Horus, ripresosi, nominò, come l'imperatore gli aveva detto di fare, ma che Horus era sempre rifiutato di fare, la sua legione in figli di Horus, e sostituendo il bianco perla della legione dei Luna Wolves con il verde petrolio, che poi accompagnerà i figli di Horus lungo tutto l'arco dell'omonima eresia. Rinominata la legione e preparatosi alla ribellione nei confronti dell'imperatore, reo agli occhi di Horus di aver taciuto ai primarchi l'esistenza di poteri più grandi dei suoi, Horus si preparò a scatenare, a issare la bandiera della ribellione e a coinvolgere le legioni a lui fedeli nell'assalto contro l'imperatore. Non fu difficile per Horus fare leva sul passato tormentato di molti dei suoi primarchi per coinvolgere Angron, Fulgrim, Mortarion, Magnus il Rosso dopo gli eventi di Prospero, Perturabo, l'abitatore della notte e altri primarchi alla sua causa, e preparare il più grande massacro della storia degli Space Marine. In primo luogo, Horus epurò la sua legione da moltissimi degli elementi che erano leali all'imperatore, che mai avrebbero tradito l'imperatore stesso, attirando e inviando i reparti che sapeva di cui sapeva non potersi fidare sul mondo di Istvan III. Una volta arrivati su Istvan III, Horus, in qualità di signore della guerra, autorizzò l'impiego del divoratore di vita, un potentissimo virus in grado di distruggere tutta la materia organica presente su un mondo, e lo scatenò su un pianeta che ospitava decine di migliaia di Space Marine. Una volta che il virus ebbe fatto il suo corso, l'atmosfera venne incendiata e Horus si assicurò che nessuno dei suoi figli di Horus e altri legionari fedeli all'imperatore sopravvivesse per raccontare l'esperienza. Dopodiché si asserragliò sul mondo di Istvan V, aspettando l'inevitabile controffensiva delle forze imperiali. E sui campi di battaglia di Istvan V si svolse la più grande battaglia sino ad allora combattuta dalle forze degli Space Marine. Ben 7 legioni di Space Marine vennero inviate per distruggere le forze del Signore della Guerra ribelle, e in quel momento Salamandre, Guardia del Corvo e Mani di Ferro vennero totalmente annientate dalla forza combinata delle forze di Horus presenti sul pianeta e dalle legioni in appoggio, i Predicatori, i Signori della Notte, i Guerrieri di Ferro e la Legione Alfa, che appoggiavano l'avanzata delle forze lealiste ma che in realtà avevano già giurato fedeltà a Horus. Con ben 3 delle legioni distrutte o praticamente rese inservibili nella guerra al di là da venire, Horus Lupercal finalmente si erse come campione degli Dei del Caos, con un unico chiaro obiettivo: fare rotta verso i cancelli della Sacra Terra, detronizzare l'imperatore ed ergersi come nuovo imperatore del genere umano, asservito alla volontà dei 4 grandi poteri. Prima di allora però c'era un'intera galassia da attraversare e molti, molti ostacoli sul cammino del Signore della Guerra. Con la possessione demoniaca, Horus ebbe un momento dove un suo ricordo a lungo assopito riaffiorò la sua mente. Horus si ricordò infatti di aver accompagnato l'imperatore, insieme al primarca Perturabo e al primarca Jagatai Khan, su un pianeta chiamato Molech. Sul pianeta di Molech, Horus ritornò accompagnato dalla sua legione
E dopo varie peripezie, dopo aver sconfitto addirittura un perpetua guardia di un misterioso portale, Horus intraprese quello che era conosciuto come il Cammino degli Dei, un percorso per l'acquisizione di straordinari poteri che l'imperatore prima di lui aveva percorso e che aveva ordinato di tenere nascosto e segreto. In quel momento Horus attraversò nell'immaterium un periodo paragonabile a molte centinaia di vite umane, mentre per i suoi compagni fuori passarono pochi secondi, Horus vagò nello spazio al di là del velo del tempo per molte vite umane e acquisì un immenso potere datogli appunto dalle quattro divinità oscure. Una volta che Horus emerse dai cancelli di Molech, era diventato l'avatar degli dei della distruzione, con un potere molto molto simile a quello dell'imperatore. Ormai più nulla poteva fermare Horus dal dirigersi verso il sistema solare. L'imperatore scagliò contro Horus tutto quello che aveva, vennero organizzati tentativi di assassinio, vennero richiamate le forze di tutti i pianeti leali all'imperatore e in lungo e largo nella galassia infuriò la guerra civile. Molti mondi non si schierarono da parte del Signore della Guerra e vennero brutalmente massacrati dalle legioni in marcia verso la Terra. Altri invece preferirono giurare fedeltà al nuovo Signore del genere umano e aggiungere guerrieri alla sua causa. Dovunque scoppiarono rivolte di culti a lungo sopiti che veneravano i quattro poteri e anche sul sacro suolo di Marte l'intero Deptus Mechanicus si scisse in due. Il fabbricator generale Kelbor Hall, infatti, che non aveva mai perdonato l'imperatore per l'usurpazione del suo potere, giurò fedeltà al Signore della Guerra e metà delle forze della Deptus Mechanicus, della legge cibernetica e moltissime casate di titani si riversarono contro i loro confratelli, prendendo il controllo addirittura dell'intero sistema di Marte. Infatti, i traditori ricevettero afflussi di armature di nuova concessione, le famosissime MK4, di nuovi materiali, le forge di Marte lavorarono giorno e notte per fornire ad Horus e ai suoi gli strumenti per attaccare l'imperatore direttamente sul suolo della Sacra Terra. Prima però dell'arrivo di Horus dinanzi al Palazzo Imperiale, l'imperatore gli inviò contro il suo più possente campione, Leman Russ, il boia imperiale, colui che aveva ucciso ben già due dei primarchi, aveva ridotto Prospero ad una rovina fumante, si incaricò di portare la giustizia dell'imperatore al primarca caduto. In questo modo, Leman Russ era convinto che tagliando la testa al serpente la ribellione sarebbe semplicemente collassata su se stessa. Non poteva essere più un errore. Horus permise al primarca della Sesta Legione di prenderlo, tra virgolette, di sorpresa. Consentì a Leman Russ e alla prima compagnia di lupi siderali di abbordare addirittura la Vengeful Spirit, la nave ammiraglia, un'antichissima nave classe gloriana, che era la più grande nell'arsenale della flotta imperiale. A bordo della Vengeful Spirit, Horus e Leman Russ finalmente ebbero il loro confronto, che da lungo tempo, sin dal ritrovamento del primarca, era stato promesso tra i due. Il confronto fu breve ma intenso. Leman Russ riuscì a scalfire l'armatura del Signore della Guerra e per un momento sembrò che la coscienza di Horus riprendesse nuovamente controllo di sé, tanto che Leman Russ offrì al fratello la possibilità di rientrare pacificamente sulla Terra per essere guarito dal potere dell'imperatore. Ma il potere grezzo che scorreva nel corpo di Horus era troppo forte e il primarca, ridendo, sbeffeggiò il suo più giovane fratello dicendo che mai per un momento la vittoria era stata in dubbio e lo attaccò con l'artiglio di Horus. Leman Russ non ebbe scampo, venne gravemente ferito e solo l'intrepido salvataggio dei guerrieri della sua prima compagnia gli consentì di uscire vivo dal ponte della Vengeful Spirit. Molti dei suoi guerrieri non ebbero questa fortuna. Con Leman Russ fuori dai giochi e nessun altro nemico in grado di sbarrare il passaggio alla flotta del Signore della Guerra, lo stesso si diresse verso la Terra. La flotta da guerra Solar, arrangiata all'ultimo secondo per sbarrare il passaggio del Signore della Guerra, venne totalmente distrutta.
e soltanto gli arcani meccanismi del palazzo imperiale riuscirono a prevenire il bombardamento totale della Terra da parte della flotta dei traditori. In quel momento erano rimaste solo 3 legioni a difendere il palazzo imperiale, nonché l'imperatore e i suoi custodes, o almeno quelli che non erano impegnati nella battaglia sotterranea ben più sinistra che si svolgeva sotto il palazzo imperiale. Gli angeli sanguinari di Sanguinius, i maghi imperiali di Rogal Dorn e le furie bianche di Jagatai Khan rappresentarono l'ultimo estremo baluardo per le flotte dei perduti e dei dannati che iniziarono ad invadere il suolo della Sacra Terra. Il bombardamento e il combattimento del palazzo imperiale infuriarono per 4 giorni. Per 4 giorni milioni di Space Marine, traditori, demoni e macchine da guerra battagliarono sul suolo della Sacra Terra. Tutto quanto c'era dinanzi al palazzo imperiale divenne un immenso campo di battaglia e vennero raccontate più di una gesta eroica in quel momento da parte dei guerrieri dei Magli Imperiali, da parte dell'Adeptus Custodes, da parte di Sanguinius e dei suoi angeli sanguinari che si ersero come baluardo della difesa del palazzo imperiale. Horus, capendo che i progressi erano lenti e che le legioni da lui impiegate sulla Terra non riuscirono a fare breccia nel palazzo imperiale, ordinò ai Titani di abbattere intere sezioni del muro, che ricordiamo è lungo quanto tutti i confini dell'Asia. All'interno di questo intricatissimo labirinto di paratie, corridoi e porte rinforzate, i guerrieri delle legioni traditrici iniziarono pian piano a farsi largo verso la catena dell'Himalaya. Ma i progressi erano troppo lenti. I demoni che consigliavano il Signore della Guerra lo avvertirono che un'altra flotta lealista era in dirittura d'arrivo verso la Terra. Le Marras e i suoi lupi siderali e Lionel Johnson e l'intera prima legione della legione Sastartes stavano convergendo verso la sua posizione. Horus aveva soltanto la legione dei figli di Horus come ultima riserva, i suoi guerrieri migliori, ma sapeva che anche la loro superiore abilità tattica non avrebbe potuto tenere conto dell'immenso numero di Space Marine che si stava per riversare contro di loro. E così fece un ultimo azzardo. Abbassò gli scudi e le difese della Vengeful Spirit, un chiaro invito per l'imperatore a presentarsi per uno scontro al vertice che avrebbe deciso il fato della battaglia sulla Terra. L'imperatore, riluttantemente, accettò lo scontro e, abbandonando gli arcani meccanismi del Trono d'Oro, si teletrasportò insieme ai Custodes, a Sanguinius, Rogal Dorn e una manciata di ultimi difensori sul ponte orrendemente mutilato della Vengeful Spirits. I poteri di Horus divisero gli attaccanti e Sanguinius degli Angeli Sanguinari trovò per primo il Signore della Guerra. Sanguinius era il primarca alla quale Horus era più affezionato, era appunto la coscienza di Horus, e in quei tragici momenti Sanguinius cercò di far ragionare il fratello. Ma Horus, al contrario, offrì all'angelo sanguinario la possibilità di cambiare fazione. Gli promise gloria, potere illimitato, l'immortalità come principe demone del caos, se soltanto avesse abbiurato i suoi giuramenti di fedeltà all'imperatore. Sanguinius, coraggioso fino all'ultimo e pur sapendo che questa decisione avrebbe comportato la sua morte, rifiutò. Già all'apice della sua potenza, Sanguinius non sarebbe stato in grado di tenere testa al primarca. Ora, con Horus infuso del potere grezzo degli dei del caos, non ebbe speranza. Horus lo strangolò dinanzi al trono che i poteri del caos gli avevano donato e lanciò lì il suo corpo, come monito per chiunque altro fosse arrivato dopo di lui. L'imperatore raggiunse Horus poco dopo, e quello che accadde è ammantato dalla leggenda. I due più potenti esseri del genere umano si combatterono l'uno contro l'altro, utilizzando abilità marziali, poteri psionici e il potere acquisito nel cammino degli dei, contrapposti l'uno contro l'altro. Horus rimproverò all'imperatore di essere un bugiardo, di aver tradito la fiducia sua e dei primarchi che gli erano stati così fedeli. L'imperatore non rispose, ma venne brutalmente ferito. Certamente cercava di contenere la sua potenza per non ferire quello che aveva considerato come il suo unico vero figlio. Tuttavia, Horus ferì ripetutamente l'imperatore
e fu soltanto l'ingresso in battaglia di un misterioso soldato che sbilanciò definitivamente le sorti di questo scontro. Un soldato coraggioso, tale Ollanius Pius, un personaggio che è stato dimenticato dalle nebbie del tempo, ma che in realtà era un personaggio più antico addirittura dell'imperatore, compì il suo destino sul ponte della Vengeful Spirit, caricando il Signore della Guerra. Il potere di Horus era immenso e benché Ollanius Pius fosse un perpetuo antichissimo, non poté nulla contro il potere grezzo che scorreva nel corpo del Signore della Guerra e venne vaporizzato in uno sfoggio di crudeltà inaudita da parte del Signore della Guerra. Questo episodio diede all'imperatore la risposta che stava cercando. Horus non era più il figlio che lui aveva amato, quel figlio era morto sul pianeta di Davin. Al suo posto c'era l'avatar dell'antico nemico dell'imperatore, il pupillo dei quattro dei del caos. Sapeva di doverlo distruggere. Incanalando la sua ira, la sua frustrazione, la sua agonia in un immenso attacco psionico, l'imperatore colpì Horus e gli dei del caos, temendo per la loro distruzione, abbandonarono per un momento il corpo del loro burattino. In quell'ultimo istante Horus, il War Master, il signore della guerra ribelle, tornò ad essere soltanto Horus Lupercal, il figlio prediletto dell'imperatore, e in un ultimo sprazzo di lucidità confessò al padre di non riuscire a contenere il potere del caos qualora le quattro divinità avessero di nuovo preso possesso del suo corpo, e chiese al padre di ucciderlo. L'imperatore, sapendo che le sue ferite erano troppo gravi per poter essere rigenerate e che non avrebbe più avuto un'altra occasione, uccise il suo figlio prediletto, ponendo fine alla ribellione. Rogal Dorn raggiunse l'imperatore e ne riportò indietro i resti sulla Sacra Terra, tumulandolo all'interno del meccanismo di supporto vitale del Trono d'Oro e combattendo contro i traditori che, perso il Signore della Guerra e morto colui che per primo aveva issato la bandiera della ribellione, si ritirarono precipitosamente dalla Sacra Terra. C'è da dire che gli Spacemarine traditori, in omaggio al loro antico addestramento, ripiegarono quasi tutti in buon ordine, lasciando i milioni di cultisti a subire l'ira degli Space Marine rimasti. Sulla Vengeful Spirits, Abaddon, il capitano della prima compagnia che per primo avvertì il contraccolpo psionico della morte del suo primarca, si fece strada combattendo sino alla sala del trono del Signore della Guerra e strappò l'artiglio di Horus dal corpo senza vita del proprio signore, legittimando ancora di più la sua potenza e la sua presa sulla sua legione. Subito dopo l'eresia di Horus, con tutti i soldati della sedicesima che erano stati sconfitti e costretti a ritirarsi all'interno dell'occhio del terrore, la legione venne profondamente riorganizzata. In un primo momento la stessa cercò di mantenere l'egemonia all'interno delle altre legiones Astartes, in quanto legione del defunto Signore della Guerra, ma nessuno prese il comando nominale della legione. Infatti venne eretto un enorme mausoleo per venerare lo scomparso primarca e chiedere il suo consiglio. Tuttavia, le continue guerre negli anni immediatamente successivi cagionarono ben presto la perdita del potere della legione dei figli di Horus, fino a quando un'antica legione sorella non attaccò e distrusse la fortezza che ospitava il corpo del signore della guerra e ne trafugò le stesse spoglie. Poco dopo si venne a sapere che i figli dell'imperatore, in particolare il capo bibliotecario Fabius Bail, stavano conducendo degli esperimenti per cercare di clonare il corpo del signore della guerra. Questa notizia non poteva essere tollerata dagli orgogliosi guerrieri della legione ed Ezekiel Abaddon, rinominando nuovamente la legione in Legione Nera e tingendo le sue armature come con il nero che aveva caratterizzato l'unità d'elite dei Justerin, di cui vi parlerò fra poco, fece rotta verso il mondo dove Fabius Bail stava continuando a fare i suoi esperimenti. In realtà, questo è un dato curioso, Abaddon combatté contro uno dei cloni appena formati di Horus, che riconobbe Abaddon come uno dei suoi figli, ma che non di meno venne sconfitto da
Abaddon e ucciso dall'artiglio di Horus in mano ormai al capitano della prima compagnia. Con un enorme bombardamento, la Legione Nera distrusse l'intero complesso che ospitava il corpo del Signore della Guerra e con esso addirittura il corpo di Horus. Non ci sarebbe stato più alcun primarca da venerare e nessuna ancora che avrebbe incatenato la Legione ai fallimenti del passato. In quel momento Abaddon si assunse il comando dell'intera sedicesima legione o di quello che ne restava, guidandola in una nuova sfera di espansione che lo porterà a diventare il signore della guerra del caos, il più potente tra i campioni dei quattro, armato con la leggendaria spada Drachnien, che porta con sé il più antico dei demoni mai creati dal genere umano, e che avrebbe creato il nemico giurato dell'impero, degno successore del suo padre genetico Horus Lupercal. A questo punto la storia della legione trapassa nella nascita di una nuova forza combattiva che per molti, molti secoli e millenni flagellerà l'Imperium dell'Uomo. Infatti, durante molti millenni successivi, Abaddon e i suoi legionari neri lanceranno ben 13 crociate nere contro l'Imperium dall'occhio del terrore, mettendo a ferro e fuoco i domini dell'umanità e contribuendo a distruggere quei mondi che con molta fatica erano stati portati all'interno dell'Imperium. In molti casi Abaddon venne sconfitto, ma quello che noi abbiamo appreso in tempi recentissimi era che tutte queste 13 crociate nere erano parte di un complessissimo puzzle che gli dei del caos avevano ordito millenni prima e che avrebbero portato alla creazione e all'espansione dell'immensa fenditura conosciuta come Occhio del Terrore, facendola addirittura diventare una fenditura che avrebbe squarciato metà la galassia. In tempi recentissimi, quindi, la Legione Nera rappresenta il più grande dei nemici del genere umano. Abaddon, in omaggio al potere grezzo rappresentato dal suo status di capitano della prima compagnia, si è assicurato il rispetto e l'obbedienza delle legioni traditrici consorelle e anche la stima dei vari primarca demoniaci che ben volentieri combattono contro la bandiera del distruttore, come avevano fatto per il loro padre molti millenni prima. La storia della legione dei figli di Horus finisce qui, ma la sua leggenda continua in quanto molti dei membri più importanti della legione hanno storie e aneddoti che vale la pena di raccontare. Ad esempio, unica tra le legioni del Pantheon della legione Sastartes, la sedicesima legione era caratterizzata da una struttura di comando molto particolare. Infatti Horus, capo nominale, aveva distaccato i vari capitani delle compagnie che avevano un potere quasi autonomo all'interno della legione. Unica struttura sovraordinata al rango dei capitani delle varie compagnie era costituita dal cosiddetto Mournival, un insieme di quattro capitani che avevano il ruolo di consiglieri e intimi amici del primarca e che, indipendentemente dal loro grado e dal numero di compagnia, essere ammessi nel Mournival rappresentava un potere politico immenso per le sorti della legione. Al momento dell'eresia di Horus, i quattro membri originali del Mournival erano Ezekiel Abaddon, capitano della prima compagnia, Taric Thorgaddon, che troverà la sua fine sui campi di battaglia di Istvan III, Little Horus Aximand, infatti erano molti i guerrieri della compagnia che in conseguenza del loro codice genetico assomigliavano al primarca Horus, e Garvey e Locken. Di Garvey e Locken noi sappiamo tantissimo, è uno dei capitani più famosi degli allora Luna Wolves e poi dei Sons of Horus, che si rifiutò di accettare Horus come traditore e che per questo, rimanendo fedele all'imperatore, venne abbandonato insieme ai suoi compagni su Istvan III. Tuttavia, a differenza di molti altri Luna Wolves, tra cui appunto Taric Thorgaddon, Garvey e Locken sopravvisse al bombardamento orbitale e alla successiva rappresaglia da parte dei guerrieri della legione e venne ritrovato dal capitano Garro della Guardia della Morte,
e riportato sulla Terra. Qui, alla presenza di Malkador il Sigillita, Natalia Ngarro diventerà uno dei cavalieri erranti di Malkador e padre spirituale dei cavalieri grigi e della neonata inquisizione imperiale. Anzi, Garviel Loken avrà la possibilità, a seguito di una missione suicida che però inciderà molto sull'esito della guerra, di riaffrontare il suo padre genetico. In quella circostanza Loken parlò molto animatamente nei confronti di Horus, tacciandolo per bugiardo e traditore. Tuttavia Horus non uccise il suo figlio ribelle, ma gli consentì di scappare. Giustiziò invece il Luna Wolf's Yacton Cruze, che era un po' la memoria storica della legione, quindi sancendo definitivamente la fine dei Luna Wolves come forza combattiva. La legione aveva anche molte unità di elite e famosi erano i Jasserin, i Terminator personali di Abaddon, della prima compagnia e guardia del corpo di Horus. È un particolare curioso perché, a differenza di tutti gli altri Space Marine dei Luna Wolves che portavano armature bianco-perla, la prima compagnia sotto il comando di Abaddon era caratterizzata da armature totalmente nere. Un tragico memoriale di quello che poi la legione diventerà nel futuro. Ed in questo caso i più grandi guerrieri del genere umano rappresentano quello che possono diventare degli Space Marine quando sono sottoposti alla corruzione del caos, in quanto noi sappiamo che i guerrieri dei Lupi della Luna vennero corrotti non da un influsso demoniaco, ma da quelle che furono le sette guerriere introdotte nella legione dei Lupi della Luna da parte dei Predicatori e del loro primo cappellano Erebus. Per finire questo excursus sulla sedicesima legione, alcune curiosità. Ad esempio, un fatto poco noto, nel momento in cui l'imperatore si preparò ad affrontare gli orchi sul mondo di Gorro, lo stesso acquisì la tattica spesso utilizzata da Horus e dai suoi guerrieri, quella che era nota come la punta di lancia. In questo assalto l'imperatore e i suoi custodes e Horus e i suoi Jasterin capitanati da Abaddon si teletrasportarono nella camera principale che ospitava i megacapi degli orchi di quel pianeta. In quel momento i guerrieri del genere umano combatterono al massimo delle loro possibilità e il primo capitano di Horus venne brutalmente ferito e gettato a terra. In quel momento l'imperatore si frappose tra Abaddon stordito e il gran capoguerra che voleva ucciderlo e salvò la vita di quello che sarebbe diventato, ironicamente, il più grande nemico del genere umano. E quindi curioso come, da un lato, all'interno del grande disegno dell'eresia di Horus, è possibile vedere questi piccoli episodi che avrebbero costituito un cambio di rotta epocale sull'intera scala planetaria. C'è da dire un'altra cosa per quanto riguarda la legione dei figli di Horus. Infatti, e questo è un discorso molto sinistro che soltanto l'imperatore del genere umano sarebbe in grado di confermare, possiamo dire che l'imperatore, nella sua imponderabilità, aveva previsto l'eresia di Horus. Infatti, il disegno dell'imperatore era di conquistare la galassia per l'umanità, non per gli Space Marine. E questo avrebbe costituito un enorme impedimento quando la galassia, una volta conquistata, sarebbe rimasta piena di Space Marine, di una forza militare immensa, che non avrebbe più avuto ragione di essere. L'imperatore sapeva benissimo che una volta completata la conquista della galassia sarebbe stato necessario epurare gli Space Marine, cancellare gli Space Marine dalla storia imperiale. Lo aveva già fatto con i Thunder Warrior, e i Custodes erano la forza deputata all'eliminazione delle legioni degli Space Marine. In questo senso occorreva però trovare un casus belli, una causa scatenante di un'insurrezione che avrebbe messo le legioni di Space Marine l'una contro l'altra
indebolendole e consentendoli all'imperatore al lavoro finito di scatenare i suoi custodes ed eliminare gli Space Marine o almeno tutti quelli che non servivano strettamente ai piani dell'imperatore. Ne aveva individuati 5 l'imperatore, si sarebbe tenuto Rogaldorn, Vulcan, Ferrus Manus, Jagatai Khan e le Marras, che erano più leali all'imperatore o che comunque avevano dei ruoli ben specifici. Tutti gli altri sarebbero stati eliminati in quella che l'imperatore prospettava come una guerra civile e aveva nutrito pian pianino le ambizioni del giovane Horus fino a quando, con l'incoronazione di Ullanor, aveva dato il là allo svolgersi degli eventi che poi approdarono all'eresia di Horus. Quello che l'imperatore non poteva sapere è che gli dei del caos, con i quali, ma questo ve lo racconterò nella puntata dedicata all'imperatore del genere umano, lo stesso aveva stretto un patto segreto per acquisire potere e conoscenza. Fatto sta che l'imperatore, con il suo primarca prediletto, mantenne sempre un rapporto di, riservatezza. Molte delle informazioni che avrebbero potuto evitare lo scatenarsi dell'eresia non vennero date ad Horus. E infatti l'imperatore, quando Magnus il Rosso si presentò davanti a lui in un'immensa ecopsionica, non fu per niente sorpreso nell'apprendere che Horus avesse tradito. Anzi, quello che scolpì l'imperatore era che Horus ci avesse messo poco tempo a farlo. Ma l'imperatore sapeva benissimo che il suo primarca avrebbe prima o poi tradito, coinvolgendo con sé le altre legioni. Questo ovviamente getta una grande luce oscura sull'imperatore del genere umano e su come aveva trattato i suoi figli prediletti. Questa cosa Horus la ricorderà e si pentirà tantissimo di quello che avrebbe iniziato a fare e di quello che era soltanto il destino che l'imperatore aveva scelto per lui. Sfortunatamente per noi, la testimonianza resa da Horus appena risvegliato dopo l'incidente di Davin è stata distrutta per sempre, il nome del Remembrancer che l'ha ricordato cancellato dalle nebbie del tempo, ucciso dallo stesso Horus. Un altro aspetto interessante che ci riporta all'inizio di questa puntata è da ricondurre all'invasione del pianeta 6319. Io vi ho raccontato all'inizio di questa puntata come Taric Thorgaddon, in maniera molto sardonica, raccontava ai suoi compagni legionari di essere stato presente il giorno in cui Horus ha ucciso l'imperatore. Noi sappiamo benissimo che la storia è andata in tutt'altro senso, che è stato l'imperatore a uccidere Horus. Tuttavia, una delle primissime campagne di Horus è stata la conquista del pianeta 6319, un numero su una mappa che non era stato degno neanche di un nome. Su quel pianeta Horus trovò una civiltà imperializzata molto simile a quella della Sacra Terra. Anzi, la stessa conformazione del sistema 6319 consta di 9 pianeti che orbitavano intorno ad una stella gialla, un po' come appunto il nostro sistema solare. All'interno di questo conglomerato di pianeti ve n'era soltanto uno abitabile, dove era concentrata la maggior parte della popolazione, e su quel pianeta governava un fantomatico imperatore. Horus, convinto di avere gioco facile nell'acquisizione pacifica del pianeta, inviò uno dei membri del Mornival, Astur Sejanus, capitano della quarta compagnia, a parlamentare. Horus non riuscì a credere che le forze sul pianeta assassinarono il capitano degli Space Marine, che pure era protetto dalla bandiera di pace. E a questo punto Horus scatenò in massa i lupi della luna per la distruzione delle forze terrestri, fino a quando l'imperatore non acconsentì a ricevere Horus e a formalmente a consegnare il proprio mondo nelle mani del giovane primarca. In quel momento l'imperatore tese ad Horus un'ultima trappola, ma Horus con un solo colpo riuscì a uccidere l'imperatore ribelle e a portare il pianeta in seno all'Imperium. Io vi ho raccontato questa storia perché chi di voi ha letto o leggerà la storia di Horus Rising
si renderà conto che The Nabnet, con molto tecnicismo, ricrea all'incontrario quella che è stata la battaglia sulla Terra, con l'imperatore che sembra molto simile all'immortale imperatore del genere umano, anche egli infatti è definito immortale, accompagnato da una guardia d'onore di guerrieri con armature riccamente ornate che brandivano enormi alabarde potenziate. Il paragone con l'Adeptus Custodes era evidente, ma in realtà questi guerrieri erano una tetra pantomima dei guerrieri del genere umano. E a questo punto le teorie sono impazzate, se tutte queste similitudini facevano pensare ad una colonizzazione pregressa, al fatto che questi due imperatori si conoscessero, che questo imperatore in realtà fosse un altro perpetuo che si era ribellato all'autorità imperiale ed era stato esiliato e che aveva mantenuto la presa sui mondi colonizzati all'alba dell'espansione del genere umano. Tutto questo non è dato sapere, ma io credo che sia semplicemente una nota di colore che The Nabnet ha voluto utilizzare per la creazione del suo primo romanzo, che ha dato vita ad un enorme universo pieno di eroici sacrifici, di gesta importanti, di frasi molto celebri. Io ve ne cito soltanto una dell'oratore Kirill Sinderman, che rimarrà nel background fino a tempi anche abbastanza recenti. Rivolgendosi al suo vecchio amico Garvey e Locken, Kirill Sinderman disse a quest'ultimo: «Ricordati sempre, Locken, noi siamo forti perché siamo giusti, non siamo giusti perché siamo forti. E dannato sarà il giorno in cui la forza diventerà il nostro credo». Che dà appunto la tara di quello che è stato l'essere Space Marine all'interno della Grande Crociata e servire sotto il comando del Primarca della sedicesima legione. Con questo video spero di aver dato le linee guida sulla base del quale fare riferimento a tutti gli altri video degli altri primarchi che si inseriscono in questa linea principale che parte dai campi insanguinati di Davin, passa per il massacro di Istvan 3, di Istvan 5 e arriva fino ai cancelli della Sacra Terra. Mi raccomando, se avete domande, se questo video vi è piaciuto, se avete altre curiosità su Horus, su quello che ha rappresentato per l'Imperium e soprattutto per quello che è stata la nascita dell'eresia di Horus, mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e non dimenticatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video della Guida Galattica per Modellisti. Inoltre, non dimenticate di seguire i nostri log di Facebook e di Instagram per rimanere sempre aggiornati su tutte le attività del canale. Nella prossima puntata ci concentreremo su un'altra importantissima legione. Infatti, se Horus è stato il padre politico della nascita dell'omonima eresia, l'Orgar e i guerrieri della 17ª legione Sastartes, i predicatori, sono in realtà i veri artefici di tutto lo scenario dell'eresia, ed è appunto di l'Orgar e della sua legione che vi parlerò nel prossimo video. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata!